Quando Aristotele dice che il filosofo è xenikos, è uno straniero nella città, e che quindi ha tutte le limitazioni e le prerogative che ha uno straniero, e questo significa anche che un po' il filosofo mette un po' in questione questa fiducia che per esempio la gente ha negli atti linguistici, quindi da una parte sono d'accordissimo che resta questo, che un'esperienza del linguaggio è sempre autoformativa, cioè, insomma, agisce su di noi la nostra riflessività, come dici tu. Dall'altra, il pensiero può consistere anche nel mettere un limite a questo, diciamo, io metto in dubbio, no? Posso mettere in dubbio questa fiducia che dobbiamo avere nelle parole per intenderci, no? Posso sospendere, fare un'epochè di tutto e mettere in questione tutto, no? Cosa che si fa oggi pochissimo, che oggi che nessuno fa, ma che invece andrebbe fatta molto radicalmente, no? Un momento, cominciamo col mettere in questione tutto, no? Non aver fiducia, per esempio, nella costruzione politica del linguaggio, no?